La tana del ferito. Ciao Praterigno. Eccoci qua. Dai, guardiamo sto pallone d'oro. Porca di quella puttana. Sono pure con la maglietta del Milan, con la felpa del Milan del Cristo Dio. Vediamo. Ragazzi miei, 100.000 like se volete vedere la finale. Oddio, ma sono trasparente, come è possibile? 100.000. Nel video precedente è cominciato il pallone d'oro, ragazzi, sto sparendo. Italia. Sto sparendo. Abbiamo visto Frene prendere a calcio il deretano il Gabbrone in un combattutissimo match terminato 5-0. Okay, nel secondo match è toccato alla Wave spedire a casa Murray in un intenso 5-3. Colpo di scena poi da parte del Penguin che con un autogol certifica il passaggio del turno del suo avversario Blur, e subito dopo è stato compito del Pippega sbattere fuori Greenbaud e qualificarsi. Sbattere fuori Greenbaud, bastardi, è il momento, ma voi vi quindi sbatto delle semifinali fuori del pallone d'oro di Twitch Italia 2022. Cominciamo dal derby degli stalloni, Frene contro Blur. La tua vendetta contro il Gab è stata effettuata egregiamente. Il mio l'ho fatto. È una mossa per confonderla, questo? Sì, capito. Io ho paura, è un trattore. È molto forte fisicamente, ma siamo un passo. Non gli puoi lasciare la finale. Però è un pezzo di me, dobbiamo batterlo. Mi raccomando, dobbiamo vincere. Dal Pirla Fu Stadium, il momento delle semifinali, un vero e proprio derby. Blur, dai, cioè, adesso Frene, io iniziano... nel senso, adesso io non questa partita qua non l'ho proprio guardata, però voglio dire, Blur è 30 volte più forte di Frene per quanto mi riguarda, quindi spero Dubito. Che sia finita con un massacro. Così scintillante in questa prima semifinale del pallone d'oro di Twitch. Chi vince va direttamente in finale. Ti sta prendendo in giro con quella maglia. Si arriva a 5 gol dopo i 3 gol. Si invece inizierà. Uno. Si parte con questa semifinale. No, vabbè. Ma attenzione. Grazie Alex. Calcio, è tutto regolare. Regolare. Nessuno ammonito. Se ne vediamo gioco di gambe da parte di Blur, che ha la maglia di Nedved, mentre Frene K alla maglia di Blur, quindi non si capisce niente sostanzialmente di questa prima semifinale. Veramente una gomitata. Vabbè, Blur non sta giocando. Blur intanto primi colpi per caviglie. Attenzione! Che succede? Entriamo in campo. Arbitro! Che succede? È volato una caviglia. Attenzione! Ma poi qua sono due le carte. Arbitro, si muova! Nell'eleganza di un mammut. No, beh, un po', anch'io sono un po' così, anch'io sono un pochino, cioè un bel pochino scordinato, essendo 1,90 m. E allora calcio di rigore per Frene, clamoroso questo inizio di semifinale. Un tiro a porta vuota, se segni sarà 1-0. Arbitro, quando vuoi. Mi puoi sbagliare. Gappo, fallo, Gappo. Ma questo cos'è, rigore? Una rincorsa? Si porta la palla. Oh la madonna! Ma che cosa stiamo vedendo? Ma che tiro ha fatto? Perché qua è un casino. Fico, si la parte dopo aver sbagliato le calci di rigore. Frene è arrivata da una Lizzoli a Dubai. Oddio. 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 Ma come è possibile? Il gol del K. 1-0 per Frene. Come è possibile? Ma Blur non ci sta, deve pareggiare i conti. Attenzione, forse cade a terra, cerca l'appoggio. Attenzione, Blur si gira. Minchia. Cosa ha provato Blur? Sarà il gol dell'anno, ma si è fatta poco. Meraviglioso K. Ha fatto cardio nell'ultimo mese e si è vede. Chiaro. Intanto anche il mister Rubino, guardatelo là dietro. Oddio, ma quello dietro che ruba il pallone? Oh. Ma quello dietro che ruba il pallone? Oh, attenzione, Cardio nell'ultimo mese e quello si vede. Che ruba il pallone? Il mister... Ma questo è assurdo. Rubino, guardatelo là dietro. Oh. C'è un ladro di palloni dietro. Attenzione, Blur, attenzione, tiro a rete. Blur si trasforma in Super Bello. Saiyan. Palla, Palla, no, era palla, era palla. Intervento un po'. Regolare, un po' cattivo, regolare. Ma era palla. E allora pareggia Blur 1-1. Per essere palla, era palla. Ti dico, senza offesa. Sono meglio loro, quei sfondi. Io a lui gli ho convinto che mi chiamo Zero Labio e che ho un canale su Periscope. Ti chiedo scusa, bro. Sono Greenbaud e faccio live su Twitch. Da questi qui. Parole pesanti da parte di Alpo Doc. Si riprende, raga. No, oh, che bella. Frene si gira. Conclusione incredibile. Mentre Blur non so cosa stava facendo, letteralmente nulla. Gli ha lasciato proprio lo spazio. Prova ad avanzare. Il tiro e gol. Dai, non è possibile. Che va a baciare la maglia di Pavel Nedved. Attenzione Blur, prova ad avanzare. Velocissimo, ancora Blur. Si la porta sul mancino, poi sul destro. E poi la palla che rimane lì perché Frene difende benissimo. Oddio, questo Dio. Frene che frena l'avanzata di Blur. No. Ci dissociamo, Pierino, lo ricordiamo. Parte un esterno destro che voleva. Cosa fa Blur? Ovviamente che sassà.
Blur è impazzito. Non devi prendere la sassata, devi buttarla dentro. Blur è visibilmente arrabbiato. Prova il destro e la palla che accarezza il pallone va sul fondo, ma non esiste nulla di tutto ciò. Vabbè, si rimane ancora in Frenel campo. La caccia sempre in culo. Oddio. Golazzo, che giocate che ci sta regalando Blur. Madonna mia, partita, Blur è veramente forte comunque. Si riprende, raga. Attenzione, bicicletta. Blur è veramente, veramente incredibile. Forte. Uno spot per il calcio, veramente. Bravo. La pizza, lo. Che semifinale. Veramente forte. Blur. Interviene l'arbitro. Mamma mia, che cosa stiamo vedendo? Guardate. Ah, il tiro è fallo. Ok, raga, quindi è gol. È fallo. Vantaggio, David, ho fischiato il vantaggio. Sempre a rompere i coglioni. Ma quale vantaggio ha venduto? Ho fischiato il vantaggio. Attenzione, non ci sta Rubino. Non ci sta. No, guarda David, va sempre disastri. Albino Lef mi ha pagato bene, anche questo mi ha pagato vai, bene. Vai, 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 te voglio sentire. Attenzione, potrebbe essere ammonito il croce. Lo levo io. Ma che c'era? Attenzione, è partito l'inseguimento. Attenzione, cartellino rosso all'arbitro. Cosa sta succedendo? 1, 2, 3, 4 rosso. Ma come 4? Ma che cucina? Giallo più giallo fa rosso, no? Quadruplo giallo dopo. È come a 1. Non ci sto capendo niente. Poniamo fine a questo primo tempo succedendo? Che è meglio. Guarda l'allenatore mio. Perché lo volevo espellere. Guarda, guarda. Cosa sta facendo? Ah, parla con lui. Ah, Ruby, non è un atteggiamento poco professionale. Sono io. Fai il coach o... Ma io ti carico, frate, tu ti fai distrarre dalla maglia della Sta provando con lasagne, diverso. No. Ok. Tu ti fai distrarre perché a mio papà... Ma va subito con mia madre, guarda. Ma se vuoi te le prepara mia nonna la domenica. Ma magari, mi venga a mangiare, non ti fa distrarre dalla maglia della Juve. Ragù, che vuoi? Quello che ti pare, basta che vinci. Buono. Stiamo più commentando video calcistico, raga. Ma va bene, andiamo con questo secondo tempo della partita due più pazza che parlavano. Mai vista nella storia di Palloni d'Oro qui su Pirla SV. Si ricomincia con il secondo tempo. Eccoci qua ancora Blur contro Frene. La palla come le consuetudini. Ah, chi sta sotto in questo caso? Dobbiamo far durare un po' di più il video. Vabbè, ci stanno due Frene, partite 3-2. Un primo tempo incredibile. Il quanto durerà la finale? Tutti dicono spot per il calcio italiano. Mandiamo loro in nazionale. Veniamo Blur. Prova ad avanzare, palleggia, prova a sbeffeggiare Frene che non so cosa sta facendo. Comunque Blur è veramente forte. Sì. Frene, oddio. C'è proprio una... Proprio una gran tecnica. Proprio bravo. Adesso dovrei vederlo giocare... Un gol fantastico! Dovrei vederlo giocare una partita sera perché non l'ho mai visto. Però minchia si decide. Lupino chiede il cambio. Ha dei bei piedi. Lupino vuole entrare. Lupino vuole entrare a giocare. Vai, 2 contro 1. Entra. Cazzo. 2 contro 1 da Reggio. 2 contro 1, attenzione. 2 contro 1. 2 contro 1. Ma fa David? Oddio, oddio. 2 contro 1. Non mi voglio, no, non mi voglio. Non mi voglio. Vado a giocare. No, Frene si rifiuta. Frene preferisce giocare da solo che giocare insieme a Rubino. Wow. La dice lunga. 2, che content ci siamo persi. Porca puzzona. Si riprende, attenzione, se Blur segna, vince e va in finale. 4 a 2. La finale è sempre più vicina. Attenzione! Oddio! Oddio! Frene 4-3, la riapre! Non è finita! Frene c'è! Siamo 4-3. Allora, attenzione! Non si sta impegnando minimamente. Salgono i cori! Non si sa l'indirizzo di chi! E allora Blur! Sembrava non aver affiato! Vediamo ancora Blur fa un numero! E si sta giocando la finale! Perché il pallone d'oro Frene! Oddio. Se la rischia così prende la munizione, ma soprattutto si prende 4 pari. Se la rischia così, che se la rischiata di brutto, poi magari vince, prende l'ultimo. Chi segna va in finale del pallone d'oro di Twitch Italia. Se la rischiata non di brutto, può più permettersi di sbagliare. Saranno messi d'accordo, rischia dai. Di essere clamorosamente rimontato. È molto stanco e si vede. No. Pallone d'oro che si avvicina sempre di più. Blur è in finale del pallone d'oro di Twitch Italia. Si abbraccia il nuovo pega, ti pega Penguin? Sì, Penguin. Ti pega sempre i Chris, sono curioso. Si parte con la seconda semifinale, ancora il Pipega e l'Away, i due che hanno sbattuto fuori Pipega, rispettivamente. Bravo, Murray e Greenwald si stanno affrontando per qualificarsi alla finale contro Blur che ha battuto Frene poco fa, 5-4, attenzione, oggi Pipega! Minchia! Che gol! Parte fortissimo, la faccia è quella giusta. Bravo!
molto bravo. Però Chris secondo me riparte ancora il Pega che prova ad uccidere l'allenatore avversario. Va bene, Chris secondo me riparte Pipega ancora con la maglia evidenziatore. Io non so chi abbia avuto il pallone d'oro, però secondo me ma secondo me lo vince Pierino da bordo campo. Te Pierino, mamma mia, Pipega in vantaggio, prova. Chris ha giocato anche a calciato più di una volta ed è gol, uno dei più belli del torneo Big Qui. Applaude pure la UE sportivamente, allora si riparte. Gol meraviglioso da parte di Pipega che con uno scavetto veramente straordinario e ancora la UE che stavolta prova un esterno destro più per buttare giù la parete piuttosto che segnare. Attenzione, il ritmo è elevatissimo. Omietol prova a guardarsi anche dietro perché ci sono dei piccoli tifosi che stanno giocando. Attenzione la UE e la palla stavolta è andata vicinissima alla rete. Pipega destro bravo, sinistro. Bravo. Va bene. Quando vuoi, calma, calma, calma Pippo. La wave. Mico sta arrivando qua Valentina, facciamo un podcast notturno con Vale qua dal vivo. Siete contenti? Grazie Zeta Gian. Basta 5 minuti e arrivo. Tempo che finisce il video. Respira! Hai visto che contenuti che vi porta il nostro streamer? Oddio, mi gira la testa. Miseria. Attenzione, Pipega prova a studiare il posizionamento dell'avversario. Si porta il pallone sul sinistro, scocciato. Va bene, Samuel, il mister. A parte che secondo me il Pipega contro di me non si è neanche impegnato. Omiator, l'altro mister, provano anche a guardarsi a distanza e provano a studiare meglio la partita, la strategia che serve per affrontare questa seconda semifinale. Bravo, ma non si è neanche impegnato. Sempre in possesso palla il Pipega, 88% possesso palla Pipega, bravo. Soltanto il 12% per la Way. Che però è sotto di un gol, attenzione, prova a sfruttare il possente corpo e c'è un fallo, gol annullato. Ma non è fallo, direttore. Attenzione, polemica. Direttore. Arbitro, togli il pigiama. No! Gol annullato. L'arbitro è veramente simpatico. Alla prossima sarà giallo. Si riparte quindi sul 2-1, gol annullato per la Way. A difendere la porta, attenzione Pipega, la deviazione, la palla che è carambola, attenzione la Way! Cazzo, 2-2. Tutto da rifare. Tutto da rifare. Traiardato, Inseriremo ancora il Pipega. Prova stanco morto. Ancora, doppio passo, se ne va Pipega, ma cazzo. Che salvataggio ha fatto la Way! Attenzione, no, madonna! Che succede? Figa, l'ha ucciso, ma cazzo, Chris è enorme. Non l'ho fatto apposta. Arbitro. Cazzo, guardate che ha rischiato, minchia, batteva la testa dietro, moriva Pippo. Ma cos'è? Non è fallo. Minchia, è morto. Non è fallo, ma cos'è? Ma questo lo non è fallo, che cos'è? In Premier League non li fischiano questi falli. Non siamo in Premier League però. Rigore! Fallo è fallo, È un grandissimo rigore. E allora calcio di rigore per il cartellino, per favore, direttore, un cartellino, grazie. Pippo è la persona più io vi giuro, il Pipega, Pippo è la persona più come si dice espressionistica, non so come dire. Voi dovete vedere Pippo adesso, non so se questa clip arriverà mai a Pippo, ma voi dovete vedere veramente Pippo quando parla. Pippo ha questo, cioè ha una capacità di fare delle espressioni facciali espressiva, ha un'espressività pazzesca. Cioè Pippo letteralmente sempre sì, facciamo, ok, facciamolo, sì. Ok, ma vi giuro, io veramente parlare con Pippo mi sembra di parlare con una persona che ha fatto teatro per anni. Cioè la persona più espressiva che conosco, ha una capacità attoriale veramente pazzesca Pippo. Però devo ringraziare perché l'altra volta mi ha procurato un po' di hits per l'Aikos. Quindi veramente Pippo un bro. C'è in quest'arte. Veramente simpatico. Calcio di rigore in favore delle Pippo. Poi è una persona estremamente che vuole farti sentire a tuo agio Pippo, no? Io mi ricordo una volta a Riccione, cioè, immaginatevi la scena. Pippo è quella persona che qualunque cosa gli chiedi è sempre propositiva, no? È sempre una persona che, ma sì, facciamolo, dai, facciamolo, ci sto dentro. Allora io a un certo punto mi era venuto in mente di Riccione di dirgli, dai Pippo, facciamo una bella partita a pallavolo in spiaggia. Lui mi fa, vai, certo, vai, ci sono, sono carico. Passano le ore, a un certo punto Pippo scompare, non c'è più, Pippo non c'è. Allora vado a chiedere agli amici di Pippo e dico, ma ragazzi, ma scusate, ma Pippo dove è finito? E no, Pippo è stato male, è andato a casa, c'ha la febbre, sta malissimo, ha vomitato tutto. Figo, ma mi ha detto che era preso bene per la partita. Ma cazzo, era in fin di vita, figo, ma pure ha detto di sì alla partita. Infatti ho detto, Pippo veramente fuori di testa. Infatti ho detto, boh, è tornato a casa, è morto praticamente. Vabbè, persona molto particolare. Ti ha svito nel colpo. Però, Parte il sinistro e non entra. È ancora tutto nel gioco, 2-2. Veramente simpatico la Way che prova a sorprendere la fase difensiva dell'Epipega.
Ti provano ad avanzare di nuovo. Ah, fai il pallonetto. Ma che bello. Bello, bellissimo. 3-2, intervallo, partita. Bellissimo. Omi, pensaci tu. No, no, ma sta giocando bene. Ha fatto uno scavetto il Pippega che gli è andata di culo. Bravo lui. Due gol per veramente scrivere la storia, Pippo. Perché se vinci contro Pippo di lui, si sta giocando veramente la partita della vita comunque. Pippo si sta giocando la partita della vita. Cioè per lui questa qua è la vittoria più importante che può, che può portare. Guardate, cioè Pippo è in Champions League. Ragazzi, Blur come te è cotto. E tue differenze sono... Guardate, guarda, guardate Pippo, cioè, ma che espressività ha! Hai qualcosina in più. Sono tutti contro di Chris, ma... Cioè Chris ha uno sguardo che è completamente perso nell'etere. Pippo invece è proprio è dentro il match. Ecco il secondo tempo. Blur vi sta aspettando, ragazzi. Omi è un meme vivente. Questa partita ancora più folle. Minchia, sembra il gol che ho fatto io. Un qualche chilo in più nel corpo, però. L'ho chiamato, è arrivato. Il Pippega deve farlo stratega. Deve vincere di testa. Servono due gol per la finale. A entrambi i giocatori. Attenzione, passa, ci prova, la palla non va. Prova il Chris, ma la palla non va. Attenzione, cazzo, ancora. No. Questo può essere un momento cruciale. Ma non era già 4, Pippo? Ma non era 4 prima? Il Pippega, mostruoso. Ma mi sono... Gol bellissimo, ma che partita. Non era 4. Ma mi sono perso qualcosa. No, mi sono perso qualcosa. Il Pirlas Blue Stadium. 4-3. Vabbè, ma il mio gol era il mio gol è più bello perché è fatto da un anoressico, capito? Cioè, vedi una bestiolina come me, alta 1,90 m, magrissima, che fa un gol del genere, dici, cazzo, che bel gol. È quello il concetto, capito? Cioè, in linea di massima sono più belli questi gol, sono più belli da vedere. Il mio fa quasi tenerezza, capito? Dice, oh, guarda, poverino, ha fatto il gol. Cioè. Solo gol lo separa dalla finale contro Blur. Attenzione, anche gli allenatori iniziano. Bravo, 20 braccia di distanza. Ad alimentare la loro voce. 4-3 nei confronti Pippo. Dei propri giocatori. Attenzione, vediamo il Pippega, il numero 10. Ma come fa a perdere? Brucialo, brucialo. È Valentino. Vediamo ancora, prova a puntare. La punta, la Way, lo ferma. È arrivata Valentino. Vediamo sempre una treno. Ti apro la tutta, Vale. Ti apro proprio tutta. Ecco, calma. Vado ad aprire la Vale. Ah, Vale, ovviamente. Lascio il. Arrivo, Stavo finendo di guardare il pomodoro di Twitch. Però è praticamente finito. Sti cazzi. Tu hai visto il bel gol che ho fatto? No. Sono uscito contro Pippo che è fortissimo. Però ha fatto un bel gol, guarda. Io, ora. Guardami. Ma che porta piccola. Una porta molto piccola, infatti era veramente difficile, però. Ma il computer mi rileva un virus. È tutto un paradosso, sono solo un pazzo. Quest'amore so che sparirà. Faccio na na na, ma non posso fare poi le cose, sì quelle che dici, ma come possiamo fare?